E fermandovi dalla rivista Gnosis, diretta da Giorgio Di Simone, probabilmente entità A. Migliorarsi, apprendere, è questa l'evoluzione. Ed essa non finisce mai, amici miei, pensando a Dio, dicendogli che avete la fede e fermandovi senza andare oltre, voi riducete Dio. Questo amore è per lui riduttivo, lo riducete ad un essere, ad una cosa finita. Dio in voi, nei vostri pensieri, è così finito, così piccolo, così limitato, tanto che fate di lui un essere fatto a vostra immagine, all'immagine dell'uomo che siete. Quando siete sulla terra, ognuno di voi, secondo le sue credenze, la sua cultura, la sua religione, immagina Dio secondo il suo modo di pensare, secondo la sua educazione religiosa o d'altro. Sì, Dio vi ha fatto a sua immagine, ma non quella dell'essere umano che siete, no, ma quella dello spirito che è in voi. Voi, noi, siamo particelle di Dio. Amici miei, riunite ogni piccolo pezzo che vi compone, al fine di ricostruire il meraviglioso mosaico che è in voi. Un mosaico che naturalmente non completerete mai, ma il fatto di lavorare, di cercare, di avanzare, dà la vita di Dio sempre di più. Più avanzate, più diventate vivi. Amici miei, vi dico queste cose, ma dove io sono è quello che faccio continuamente. Prendete gli scritti di A, di Symbol, dell'emiciclo, ma non come parole del Vangelo, perché niente è dogmatico, niente è finito in ciò che è detto. No, via via, che noi apprendiamo qualcosa, condividiamo con voi ciò che sappiamo, ma ciò che sappiamo cambia, si muove, evolve. Non si tratta quindi di parole evangeliche, ma soltanto degli strumenti che mettiamo a vostra disposizione per il vostro lavoro evolutivo. Nessuna parola di questi libri, di queste dottrine, deve essere presa alla lettera. Non dovete fare dei nostri insegnamenti, lo ripeto, qualcosa di dogmatico, nulla è definitivo in ciò che è stato detto. Tutto rimane aperto, con Symbol, con A, la missione dell'emiciclo, tutto rimane aperto all'intelligenza, alla volontà, alla vita, alla conoscenza infinita ed eterna. A questo livello non si può neanche più parlare di dottrina. Tutto ciò che vi è detto è ampio, libero, aperto verso l'infinito. Voi contenete l'infinito e siete anche l'infinito. Non vi rinchiudete nei vostri pensieri, lasciateli andare liberamente. Certo, tutto ciò che è detto può avere qualche rapporto con altre dottrine e filosofie, poiché vi sono cose che stanno lì da sempre, come base, come pilastro, come punto di riferimento. C'è innanzitutto l'essenziale che si sviluppa, che è relativo ai bisogni di ognuno. C'è il generale che diventa particolare, l'assoluto che assume l'apparenza del relativo, ma partendo dall'essenziale sviluppate le vostre intelligenze, le vostre volontà, i vostri ragionamenti, le vostre logiche attraverso tali scritti. Poi non date nulla per acquisito, riflettete in modo maturo, non dite «sì, è vero, ha ragione». No, sviluppate voi stessi, partendo da questi strumenti, le vostre ricerche. Amici miei, vi amo.